C'era una sedia vuota, ma 2645 trevigliesi e tutti i membri del comitato c'erano e ci saranno fino a quando il sindaco non verrà in questa sala a discutere la petizione, che quasi il 20% dell'elettorato trevigliese ha sottoscritto. 6 milioni di euro per un parcheggio che già c'è. Se questo non è uno sperpero di denaro pubblico, non riusciamo a capire cos'altro può essere. Siamo nelle mani della conferenza dei capigruppo. Auspichiamo che il Presidente del Consiglio convochi al più presto appunto la conferenza dei capigruppo, decidano una nuova data per il Consiglio Comunale, il Comitato, i 2645 trevigliesi che hanno sottoscritto la petizione ci saranno e ci saranno fino a quando il Sindaco non avrà il coraggio di venire in questa sala e spiegare perché vuole quello sperpero di denaro pubblico. C'è sorto un dubbio questa sera. A dicembre, gennaio, ci aveva raccontato che il referendum si sarebbe potuto fare solo nel 2016, vista la nostra, secondo lui, tardiva presentazione della domanda. Questa sera non si è presentato per discutere la petizione popolare. Allora il dubbio che ci è sorto è: non vuole confrontarsi con i cittadini, non vuole il referendum, non vuole la petizione popolare, si è chiuso nella sua stanza con la sua maggioranza sempre più risicata e continua a dire solo ormai a se stesso che questo progetto va bene. L'intera città fuori e le firme dimostrano che questo progetto così com'è non va bene.